le parole di Satana. E quando Satana dice: se mi adorerai prostrato, diventerai padrone dei popoli del mondo. Sapete che vuol dire adorare Satana prostrato? Significa mettere Satana sull'altare. Ma per mettere Satana sull'altare, uno ci deve elevare Dio. Ecco perché nasce il protestantesimo sulla base dell'accettazione del messaggio di Satana. Perché la prima cosa che fa il protestantesimo, nega l'eucarestia e la transustanziazione. Nel 1673 il Parlamento inglese mette fuori legge l'eucaristia cattolica e la transustanziazione. Su questa considerazione, levato Dio dall'altare, si mettono le premesse perché si realizzi nel protestantesimo il rispetto delle parole di Satana. E Satana è una persona seria, mantiene le promesse fatte a fin di male. Dopo che è stata fatta la negazione dell'Eucarestia con il Test Act votato dal Parlamento inglese nel 1673, con cui è stato messo fuori legge l'Eucarestia cattolica e la transustanziazione, ripeto, il capo della religione protestante diventa il re d'Inghilterra. Si ha una inversione al vertice del potere statuale, perché mentre con la tradizione del Sacro Romano Impero il potere politico, cioè la sovranità politica, era subordinata eticamente, moralmente a quella religiosa, qui invece il potere politico prevale su quello religioso. E allora che cosa abbiamo? Abbiamo che nel 1855, fatta la misurazione dell'estensione del Commonwealth, il Commonwealth raggiunge un'estensione di 22.750.000 chilometri quadrati. Satana è una persona seria, ha mantenuto la promessa, il dominio su tutti i popoli del mondo. Oggi tutto il mondo è Commonwealth, oggi tutto il mondo è basato sulla subordinazione alla grande usura. E la prima cosa che fa il protestantesimo quando viene in Europa non è una chiesa, è una banca. La banca protestante presieduta da Necker, che era il consigliere finanziario di Luigi XIV, comincia l'indebitamento delle monarchie cattoliche della vecchia Europa verso il sistema bancario nato con la Banca d'Inghilterra nel 1694 e continuato nella tradizione fino a oggi. Tutte le banche centrali del mondo espropriano e indebitano tutti i popoli del mondo del loro denaro, esattamente come avrebbe fatto Satana con Cristo se lo avesse espropriato e indebitato, che l'avrebbe espropriato e indebitato del pane che lui avrebbe creato.